Mister, lascio commentare a te prima la partita. Penso una sconfitta, non c'è niente da dire. Ecco. Ho trovato una squadra che giocava a calcio, faccio complimenti al Prato perché è una squadra organizzata e gioca a calcio. Sicuramente primo tempo ci hanno messo in difficoltà sulla superiorità al centrocampo, con Ciccone, Cera che si alzava e si abbassava, quindi bravi a interpretare, penso, quello che ha voluto il mister. In più abbiamo affrontato una squadra fisica che sapeva dal primo minuto cosa voleva in campo. Ecco. Dalla nostra parte posso dire comunque bravi ragazzi, anche se eravamo in emergenza, con i squalificati, ragazzi che rientravano da un mese e mezzo, due di infortunio, quindi vedo le cose positive, comunque chi è rientrato dall'infortunio comunque ha messo minuti nelle gambe, hanno cercato fino alla fine di sono stati bravi a riaprirla, cercato comunque con un po' di confusione anche, però lo spirito di recuperare, di arrivare al pareggio c'è stato, l'aiuto anche da parte tra di loro c'è stato, io a partire da queste cose e guardare avanti per la prossima partita. Ecco, rispetto alla partita con l'Aglianese, proprio quella, la voglia di provarci fino alla fine, che forse era mancata 7 giorni fa. Sì, siamo sempre stati vivi comunque. Dovevamo trovare un po' più di gioco, anche se oggi comunque era difficile, la squadra comunque tecnica, fisica, è messa bene in campo, quindi era difficile. Sicuramente non rispecchia la classifica che ha il Prato. Abbiamo cercato di fare il possibile per mettere in difficoltà, qualche volta sì, qualche volta meno. Dobbiamo ripartire da queste cose, ecco, come ho detto prima, ci sta la sconfitta, ma guardo anche comunque di positivo quello che c'è stato da parte nostra. Ecco.